Ciao bambini, buongiorno, come state oggi? Oggi è giovedì 4 giugno. Allora, continuiamo con il nostro ripasso e oggi facciamo un ripasso sulle stagioni. Vediamo qui questa bella immagine. Allora, le stagioni in Italia sono quattro, vero? Non ce lo ricordiamo, le abbiamo già studiate, quindi sono quattro. Abbiamo la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Vediamo questa immagine cosa ci dice. Dice ad ogni disegno la sua stagione corrispondente. Allora abbiamo due immagini qui sulla destra e due immagini sulla sinistra e due immagini sulla destra. Ognuna di queste immagini rappresenta una stagione e dobbiamo collegarla con le immagini corrispondenti. Allora, la prima immagine è l'immagine della primavera. La primavera dove cominciano ad uscire i fiori, a fiorire, ok? E quale sarà l'immagine collegata alla primavera? I fiori, quindi questo bel fiore, e la rondine. La rondine, si dice in Italia che quando cominciamo a vedere le rondini, che sono questi uccellini con la coda biforcuta, inizia la primavera. Quindi colleghiamo la primavera con la rondine e il nostro fiore. E abbiamo l'estate dove gli alberi sono pieni di frutti, fa molto caldo, c'è sempre un bel sole. E che cosa ci rappresenta l'estate? Ci rappresenta il gelato, che fa molto caldo, noi ci mangiamo molti gelati d'estate, e i giochi in spiaggia, perché quando è estate di solito andiamo in vacanza al mare. Ok? Un'altra immagine che abbiamo qui è l'autunno, l'autunno dove cadono le foglie, ok? Cadono le foglie e comincia a fare un po' più freddino. Allora, in questa stagione, diciamo che nel mese di settembre, ok, facciamo la raccolta dell'uva, la vendemmia dell'uva, mentre in ottobre, che anche fa un po' più freddo, raccogliamo le castagne. Queste castagne sono un frutto che nasce normalmente in ottobre e si cucina nel forno o nella padella. Infine abbiamo l'inverno. L'inverno invece è famoso perché cade la neve e andiamo a sciare o andiamo a fare i pupazzi di neve. Ok? Allora, ci ricordiamo che anche le nostre stagioni possono essere rappresentate come una ruota ciclica. Perché? Perché sono sempre le stesse, no? Finisce l'inverno, inizia l'estate, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo completare questa ruota con i nomi delle stagioni. Qui abbiamo l'inverno con il pupazzo di neve, abbiamo la primavera con gli alberi, i fiori, abbiamo l'estate dove andiamo al mare e abbiamo l'autunno dove cadono le foglie. Ok, bambini? Quindi questo è il ripasso delle nostre stagioni. Mi mandate una foto e fate questi due esercizi, va bene? Ciao, buona giornata!